piccola, agile, veloce e oggi anche più cattiva. In una Parigi bella e romantica, ma anche underground e multietnica, quella dei graffiti, della street art, presa d'assalto dagli invaders e popolata di stencil, murales e colori, fa il suo debutto nuova Twingo GT, il modello insolente della gamma Renault. Una bella dose di brio perfettamente mixata con la messa a punto del telaio, del motore e del cambio da parte dei tecnici Renault Sport ci regalano una Twingo tutto pepe che sorprende. Per Renault Sport lavorare su una vettura a trazione posteriore con un motore posteriore è stata una sfida, tenuto conto del comportamento dinamico molto diverso delle trazioni anteriori sulle quali lavorano solitamente. La sfida è stata superata in maniera brillante. Twingo GT è sinonimo di piacere di guida, prima visivo con un design ispirato alla concept car Twin Run, poi scoprendone le capacità prestazionali. Alloggiato tra le ruote posteriori, il motore a tre cilindri è inclinato a 49 gradi per offrire maggior compattezza. Per Twingo GT gli ingegneri di Renault Sport hanno lavorato all'ottimizzazione del motore più performante della gamma, il benzina TCE, per aggiungere 110 cavalli di potenza, che sono 20 in più dell'attuale motorizzazione, ed una coppia massima di 170 Nm per un sound rombante grazie al doppio tubo di scarico. Al pari del motore, anche il telaio non si discosta molto dall'architettura iniziale. I nuovi ammortizzatori sono associati alle molle originali, ma con una taratura decisamente sportiva. Anche la barra stabilizzatrice anteriore è stata sostituita con una di diametro superiore. Doppio scarico posteriore cromato, presa d'aria laterale, il colore spicy orange con inserti black. Alla Twingo GT non manca di certo una nota piccante. Con l'accelerazione da 0 a 100 km orari in meno di 10 secondi, Twingo GT stabilisce un nuovo punto fermo nel segmento delle city car sportive. Nuova Twingo GT, lo spettacolo scende in strada, spazio al divertimento.